Abbiamo già visto che nei sistemi isolati l'entropia non può mai diminuire. Allora, molto spesso a questo punto si riceve questa obiezione che però in teoria esiste una piccolissima probabilità che per puro caso dal disordine si ristabilisca spontaneamente l'ordine. Ma in pratica questo non è vero, cioè la probabilità è talmente bassa da essere praticamente zero. Facciamo un esempio, un gas che si ritira spontaneamente in metà contenitore. Immaginiamo per esempio una stanza e il gas, cioè l'aria che sta nella stanza, abbandona una metà per concentrarsi tutto nell'altra metà. Questo è chiaro che non accadrà mai per tutta la durata dell'universo. E questo perché non accadrà mai? Per due motivi. Perché l'agitazione termica delle particelle è totalmente caotica e perché le particelle sono in numero elevatissimo. Questa impossibilità statistica si chiama anche irreversibilità statistica, impossibilità statistica che si crei l'ordine spontaneamente per caso dal disordine, sarà ancora più evidente quando studieremo l'entropia dal punto di vista microscopico di Ludwig Boltzmann. Allora lì sarà chiaro come l'entropia non potrà mai diminuire, perché faremo esempi con delle palline, per esempio su un tavolo da biliardo, e vedremo che già con un esiguo numero di palline, per esempio 100 palline, è praticamente impossibile che tirandole a caso e continuando a tirarle sempre a caso per lungo tempo, queste palline si riordinino spontaneamente attraverso urti casuali. E stiamo parlando di 100 palline, figuriamoci se parliamo di un numero di Avogadro di particelle, 10 alla 20, 10 alla 23, 10 alla 25. È chiaramente impossibile che si crei l'ordine dal disordine per la totale caoticità dell'agitazione termica delle molecole, delle particelle e per il numero elevatissimo di queste particelle. Quindi l'obiezione che esiste una piccolissima probabilità va rigettata. Per tutta la durata della vita dell'universo non potrà mai succedere da nessuna parte in tutto l'universo. Qui infatti nel file porto lo stesso esempio. In pratica non potrà mai accadere che per evenienze fortuite e casuali si ricrei l'ordine dal disordine. È praticamente nulla la probabilità che durante il gioco, nel caso del tavolo a biliardo, un insieme di biglie assuma di nuovo in modo casuale, spontaneo, la configurazione ordinata iniziale a triangolo. Per poterlo fare è necessario un intervento esterno intelligente e anche che fornisca lavoro dall'esterno. Altrimenti, se tiriamo a caso le biglie nel modo più caotico possibile, non succederà mai che le biglie si disporranno a triangolo in modo spontaneo. E questo già vale con 10 o 15 o 20 biglie, figuriamoci con le particelle di un gas che sono numeri d'Avogadro. Quindi è totalmente impossibile che questa cosa si realizzi, che per esempio le molecole d'aria si ritirino in metà del contenitore dove stanno, e questo non accadrà mai per tutta la durata dell'universo in tutti i contenitori che noi potremmo mai immaginare di sistemare in ogni luogo dell'universo.